Benvenuti in questa nuova lezione in cui andremo ad analizzare come ricavare la curva di domanda individuale e la curva di domanda di mercato sulla base della teoria del consumo che abbiamo sviluppato nelle lezioni precedenti. Come abbiamo visto, diciamo, il punto in cui noi siamo arrivati oggi è di fatto quello in cui, partendo dal modello di domanda-offerta, ci siamo chiesti come andare a costruire la curva di domanda di mercato. E per fare questo abbiamo introdotto la teoria del consumatore e abbiamo visto come il consumatore, combinando vincolo di bilancio e curve di indifferenza, giunge ad individuare il paniere ottimo, quello cioè migliore tra tutti i panieri ammissibili. Quello che noi vogliamo fare oggi è cercare di capire come questo strumento può essere utilizzato anche per andare a creare una corrispondenza tra diversi livelli di prezzo del bene e diverse quantità ottime consumate di quello stesso bene. Su questa base ci proporremo poi di definire una curva di domanda individuale che perciò ci andrà a mettere in relazione diversi livelli di prezzo e diverse quantità ottime consumate di quel bene. E poi, come dall'aggregazione di tutte le domande individuali dei vari consumatori presenti in un mercato, noi potremo andare a costruire la curva di domanda di mercato. Per fare questo dovremo fare alcuni passaggi, che sono quelli riportati in questo indice. Quindi, prima ricaveremo la curva di prezzo-consumo e su questa base ricaveremo la curva di domanda individuale. Poi andremo a studiare la curva reddito-consumo, che mette invece in relazione diversi livelli di reddito e diverse quantità di consumo ottimo di un particolare bene. Questo ci porterà anche in una piccola digressione a affrontare il tema e la differenza tra beni normali e beni inferiori. Sempre in una piccola digressione ci permetterà anche di studiare quella che è la relazione tra effetto reddito e effetto sostituzione nel momento in cui cambiano i prezzi di un particolare bene. E poi in ultimo andremo a unire le diverse domande individuali di soggetti che appartengono al mercato in una curva di domanda aggregate. E così avremo concluso un primo pezzo del nostro percorso con riferimento alla domanda. Prima di fare questo, volevo brevemente riprendere un piccolo aspetto che ci è utile quando noi andremo a analizzare la curva prezzo-consumo. E questo aspetto è rappresentabile in questo grafico. In questo grafico io ho riportato un sistema di assi cartesiani in cui abbiamo due beni. Abbiamo sull'asse verticale quello che si chiama il bene composito e sull'asse orizzontale il bene abitazione. Quindi in questo caso noi stiamo confrontando una scelta di consumo che mette in relazione il bene abitazione con tutti gli altri possibili beni. E come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, anche in questo grafico è possibile rappresentare un vincolo di bilancio, che è quello che qui vi rappresento, in cui per definizione si impone il prezzo del bene composito Y uguale a 1 e pertanto avremo che la pendenza di questo vincolo di bilancio sarà data dal prezzo del bene abitazione, che è quello sull'asse orizzontale, e l'intercetta verticale di questo vincolo di bilancio sarà dal valore del reddito. Perché possiamo dire questo? Perché, anzi, in questo caso entrambi questi valori, cioè il reddito e il prezzo del bene A, saranno divisi per il prezzo del bene Y, che però è uguale a 1 per definizione e per assunzione. Quindi possiamo rappresentare, diciamo, questi valori in modo più diretto, sia per quanto riguarda il reddito, sia per quanto riguarda il prezzo del bene A, che vi ricordo nuovamente è una rappresentazione della pendenza del vincolo di bilancio. Nella lezione precedente abbiamo visto che, date le curve di indifferenza, è possibile, e dato il vincolo di bilancio, individuare un paniere di scelta ottimo, che in questo caso è rappresentato dal paniere che si associa a questo punto, che noi potremo definire paniere 1, e in questo paniere ottimo il nostro consumatore consumerà A asterisco primo unità del bene A e Y asterisco primo unità del bene composito. La domanda che noi ci poniamo a questo punto è: cosa accade al vincolo di bilancio se ad esempio il prezzo dell'abitazione diminuisce? Se il prezzo dell'abitazione diminuisce, significherà che il valore assoluto della pendenza sarà più basso e quindi saremo in corrispondenza di un vincolo di bilancio più piatto rispetto a quello qui rappresentato. Ad esempio, potremmo avere un vincolo di bilancio che ha un andamento di questo tipo.
anche in questo caso avremo una pendenza che però sarà uguale, in questo caso, a meno pi a secondo, dove in valore assoluto pi a secondo è inferiore di pi a primo, che è la pendenza del vincolo di bilancio iniziale. Questo vincolo di bilancio sarà ovviamente tangente a una nuova curva di indifferenza rispetto a quella precedente. In particolare, dove era rappresentato benissimo, ma immaginate che qua ci sia un punto di tangenza, il nuovo vincolo di bilancio, il nuovo punto ottimo sarà rappresentato dal paniere 2, qui evidenziato, al quale ovviamente corrisponderà un diverso livello di consumo sia del bene abitazione, e in particolare il nuovo livello di consumo sarà dato da il valore A asterisco primo e ovviamente da un diverso livello di consumo del nostro bene reddito dato dal nostro bene, scusate, composito a asterisco secondo. E questo è, scusatemi, y asterisco secondo e a asterisco secondo. Quindi alla variazione del prezzo dell'abitazione, in particolare ad un abbassamento del prezzo dell'abitazione da pi a primo a pi a secondo, dove pi a secondo è inferiore di pi a primo, avremo che il vincolo di bilancio ruota, non cambia ovviamente l'intercetta verticale che dà dal valore del reddito che rimane costante, cambia però la pendenza, in particolare il vincolo di bilancio diventa più piatto perché è meno pendente. E a ciò, a questo cambiamento corrisponderà una variazione del prezzo dell'abitazione, scusatemi, della quantità consumata di abitazione. Quello che noi cercheremo di fare in questa parte della lezione sarà tentare di mettere in relazione queste variazioni di prezzo con le variazioni dell'unità consumata del bene che a noi interessa, che in questo caso è l'abitazione. Questo ci consentirà di ottenere la nostra curva di domanda individuale. Vediamo come. Il primo passaggio per fare questo è costruire quella che si definisce come una curva prezzo-consumo. Che cos'è la curva prezzo-consumo? È una curva, ad esempio con riferimento all'abitazione, che rappresenta i panieri ottimali corrispondenti a tutti i possibili prezzi dell'abitazione, tenendo fissi il reddito e i prezzi degli altri beni. Quindi, prendendo una situazione in cui noi confrontiamo, ad esempio, il nostro bene abitazione con un bene composito, con il bene composito, tutti gli altri beni all'infuori dell'abitazione, e tenendo costante sia il prezzo degli altri beni che il livello di reddito, quello che noi ci domandiamo è come varia il consumo ottimo di abitazione, la scelta ottima di abitazione, quando variano i prezzi dell'abitazione, riusciamo a creare una corrispondenza bionivoca tra ciascun livello possibile dei prezzi e ciascuna quantità ottima consumata di abitazione? La risposta, come vedremo, è sì. E questa corrispondenza bionivica ci è data dalla curva prezzo-consumo. In particolare, come vedremo, dalla curva prezzo-consumo è possibile ottenere la domanda individuale per l'abitazione, dove la domanda individuale per l'abitazione dà una relazione tra prezzi e quantità domandate dallo specifico consumatore con riferimento al bene abitazione. Ovviamente qui stiamo parlando di una domanda individuale, quindi una domanda che dipende dalle caratteristiche specifiche del consumatore e in particolare dalle sue preferenze, posto che, ad esempio, il livello dei prezzi, il livello di reddito e il livello dei prezzi del bene composito sia uguale per tutti i consumatori del mercato. Quindi in un certo qual modo avremo una corrispondenza, una relazione prezzi e quantità ottime domandate di abitazione che sarà specifica e diversa per ciascun consumatore a seconda delle proprie preferenze. Vediamo come giungere a questo, vediamo innanzitutto come ricavare la curva prezzo-consumo e poi come ricavare la curva di domanda individuale. Partiamo dal seguente grafico in cui è già elaborata, diciamo, la curva prezzo-consumo, ma cerchiamo di, diciamo, spiegarlo gradualmente. Supponiamo di partire da questo vincolo di bilancio. In questo vincolo di bilancio, scusatemi, in questo vincolo di bilancio che corrisponde ad un prezzo dell'abitazione pari a 24, abbiamo un punto di scelta ottimo, che è quello rappresentato ed evidenziato da questa figura. Perché è un punto di scelta ottimo? Perché dato questo prezzo dell'abitazione, quindi dato questo vincolo di bilancio,
noi avremo un punto di tangenza tra il vincolo di bilancio e una curva di indifferenza. Sarà pertanto il punto di scelta ottimo perché tra tutti i panieri ammissibili, cioè che giacciono su questo vincolo di bilancio, questo sarà quello che appartiene alla curva di indifferenza più elevata, che in questo caso è la curva di indifferenza I1. In questo punto di scelta ottimo, il nostro consumatore consuma 2,5 unità di abitazioni e 60 unità di bene composito. Per cui possiamo concludere che quando il prezzo dell'abitazione è uguale a 24, che vi ripeto è la pendenza del vincolo di questo particolare vincolo di bilancio, la quantità domandata di abitazione sarà pari a 2,5 per questo consumatore. Ora ci chiediamo cosa accade se ad esempio il prezzo dell'abitazione passa da 24 a 12. Come abbiamo visto in precedenza, questo significherà che il vincolo di bilancio ruoterà, non cambia l'intercetta verticale, che è sempre 120 ed è il reddito del nostro consumatore, ma avremo una pendenza più piatta, perché in valore assoluto 12 è più piccolo di 24. Quindi il nuovo vincolo di bilancio sarà quello rappresentato da quest'altra curva, che vi sto evidenziando con la freccia, al quale ovviamente corrisponderà un nuovo punto di scelta ottimo, dato da un nuovo punto di tangenza tra questo vincolo di bilancio e la curva di indifferenza I2. In questo nuovo punto di tangenza cosa accadrà? Accadrà che il nostro consumatore consumerà meno unità di bene composito, 36, e più unità di abitazione, 7. E questo ovviamente è logico, perché se il prezzo dell'abitazione si è ridotto, è abbastanza ragionevole aspettarsi che il nostro consumatore aumenterà la quantità domandata di abitazione. Questo ragionamento ovviamente lo si può fare per qualsiasi livello di prezzo. Se ad esempio il prezzo fosse 6, il nuovo punto di scelta ottima sarebbe quello rappresentato da questo nuovo punto, in cui le quantità domandate di abitazione aumenta a 15. E infine, se il punto di scelta ottimo fosse 4, quindi scusatemi, se il prezzo dell'abitazione fosse 4, quindi ancora più basso, il punto di scelta ottimo sarebbe questo e la quantità domandata di abitazione sarebbe 20. Quindi, all'abbassarsi del prezzo dell'abitazione, il vincolo di bilancio diventa sempre più piatto e la quantità ottima consumata o domandata dal nostro consumatore aumenta da 2,5 a 7, a 15, a 20. In questo esempio noi abbiamo variato i prezzi soltanto 4 volte, ma ovviamente noi potremmo fare lo stesso esercizio per qualsiasi livello di prezzo. E in questo modo ci potremmo ricavare un continuo di punti, che è quello rappresentato da questa curva azzurra, che è di fatto quella che si chiama la curva prezzo-consumo, o dall'inglese price consumption curve, quindi PCC.